In quel tempo, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e a mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Avete presente la crocifissione di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova? Beh, se non la ricordate o non la conoscete affatto, provo a raccontarvela presentandola alla vostra immaginazione. La figura di Gesù crocifisso è stagliata nel mezzo del dipinto. In alto 10 angeli che sono tutti e ciascuno da contemplare in questa espressione di dolore e di stupore di fronte alla morte del loro creatore. Sono bellissimi, di una teatralità commovente. In basso, alla destra del crocifisso, una scena di 10 figure umane. Quelli in evidenza sono con l'aureola: Maria, la madre, Giovanni, le altre donne e Maddalena ai piedi di Gesù. È chiaro che in questa scena viene rappresentata l'umanità santificata. Anche perché si contrappone alla seconda scena, quella a sinistra del dipinto, dove vediamo una folla urlante, i soldati che cercano di dividersi la veste del crocifisso, e io leggo, ma è una mia interpretazione, nel cavo del vestito una figura losca, direi demoniaca. Sappiamo infatti che Giotto ama nascondere il diavolo nei dettagli dei suoi dipinti. Ma, e qui arriva il Vangelo, in mezzo a questa scena di personaggi biechi e indifferenti alla morte di Gesù, si staglia un uomo, un soldato, che alza il braccio destro, e sappiamo che il braccio destro alzato è il segno antico della professione di fede. E attenti, attenti, questo uomo ha un'aureola. È il centurione romano, colui che nel Vangelo di Marco fa la professione di fede sotto la croce dicendo: «Costui era veramente il figlio di Dio». Ebbene, quel romano, capo di una milizia, è probabilmente lo stesso del Vangelo di oggi, lo stesso centurione. Nel dipinto, l'unico santo nella scena di sinistra è lui, bellissimo, eppure era un pagano. Alcuni storici dicono che quelle milizie potrebbero essere arrivate dalla Romagna, e noi romagnoli vogliamo certamente crederci. Perché questo soldato aveva una fede così grande che neanche in tutto Israele Gesù aveva trovato. Mi viene da sorridere quando vedo oggi tanti battezzati che cercano guarigioni da maghi e fattucchieri o anche scivolano nei campi di tecniche borderline di una pseudo bassa psicoterapia farcita di orientalismo e tecniche imparate su internet. E nessuno va invece da Gesù. Battezzati che non tornano da colui che sappiamo essere il medico dei cuori. La comunione, la confessione, l'olio degli infermi, i sacramenti della sua sacratissima umanità sono bistrattati dai cristiani battezzati. Che paradosso! E nel Vangelo invece un non giudeo, romano, soldato, capo di una milizia invasore,
figlio di una religiosità pagana, ecco, lui va da Gesù e con umiltà profonda chiede la guarigione. Attenti bene, non per sé, ma per un suo servo. Ora capite bene come quel soldato romano possa aver l'aureola in un dipinto sacro e addirittura che le sue parole siano passate nella liturgia eucaristica. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Non trovate le assonanze con le parole del centurione? Bene, a fine commento vorrei comunicarvi che stiamo preparando una piccola ma significativa festa per il 25esimo anniversario del Punto Giovane. Giusto per chi ancora non lo sa, Pregaudium nasce in seno a questa associazione cristiana diocesana che da 25 anni si è messa al servizio dei ragazzi con il consegnargli una casa e una famiglia per un breve periodo di una o più settimane, che chiamiamo settimane di convivenza. Qui hanno assaporato l'accoglienza, la condivisione e la fiducia reciproca educatori ragazzi e ovviamente il messaggio evangelico di Gesù. Ecco, il 15 ottobre compiamo 25 anni. Se andate sul sito www.giovane.net potete già iscrivere a un social contest pensato per ragazzi dai 12 ai 25 anni. Si tratta di costruire un mini video tipo TikTok dal tema Sogno un futuro che. Cerchiamo di capire cosa sognano ancora i nostri ragazzi. Potete proporlo a chi ha figli o nipoti di quell'età. Buona giornata a tutti.